Scozia, XVIII secolo. Cosa stiamo aspettando? I Glauri non possono farci questo. Se si rifiutano di aprire, butteremo giù la porta. State calmi. E lo dico un'ultima volta, vogliamo vedere il tuo padrone. Se non aprirai questa porta, la butteremo apro, giù. Apro? Apro? Ma al vostro posto non oserei disturbarlo. Ecco la vostra medicina, Glauri. Il dottore ha detto che... Non mi interessa cosa ha detto il dottore. La mia medicina è sempre stata il whisky. Il dottore ha detto che bere troppo potrebbe uccidervi. Stai tranquillo, non morirò. Non potrà avvenire finché non avrò visto mio figlio Murdoch partire per la guerra. Cosa succede? I McLagan! Levati dai piedi, villano! Padre, Glauri è là! Bene! A cosa devo questa visita inaspettata della famiglia McLagan al completo? Dammi il cappello. Gavin Glauri, vi informo che io e i miei 5 figli e tutti gli uomini della famiglia andremo a combattere contro gli inglesi per la gloria della Scozia. E siamo felici che tra le file del nostro esercito non ci sarà alcun soldato che appartiene all'odiata famiglia dei Glauri. Ormai sono troppo vecchio e malato per combattere questa guerra, ma vi assicuro che se a qualcuno di voi McLagan dovesse succedere di trovarsi sul campo di battaglia, troverà tra i soldati in prima linea mio figlio Murdoch. E c'è da ridere! Vostro figlio Murdoch, eh? Lo abbiamo appena visto in un campo giocare allegramente con delle ragazze. Questa è l'occupazione adatta per un Glauri, non la guerra. Chiamate mio figlio. Risponderà lui a questo insulto verso la mia famiglia. Avrà la possibilità di farlo sul campo di battaglia. Adesso lasciate che vi dica per l'ultima volta che i Glauri non sono altro che dei vili codardi e che noi McLagan come uomini vi disprezziamo. Uomini! Ascoltatemi bene, un Glauri da solo è sufficiente a sconfiggere 50 McLagan! Questo è un insulto, padre. Dobbiamo vendicarci. No, sarebbe un inutile spreco di energie combattere contro l'ultimo avanzo della famiglia Glauri. Andiamo, ragazzi! Andate via prima che arrivi mio figlio e vi uccida tutti! Dammi la bottiglia. Portami un altro bicchiere. Bene, ora a chi tocca? A me! Più tardi! A me! No! A me! No, no, tocca a Jean. Qual è la differenza tra un cardo in un cespuglio e un bacio al buio? Se non mi risponderai prima che io abbia sillabato la parola lillipuziano, farai la penitenza. L-I-L-L-I-P... Murdoch, non ho ancora finito. U-Z-I-A-N-O. Bene, penitenza. Che devo fare? Devi darmi un bacio, la penitenza è sempre quella. Murdoch... Sì, cosa c'è? Scusatemi, vostro padre vi vuole vedere. Perché ora? Vuole che voi partiate subito per andare a combattere. Ah, già, la guerra. Beh, prima deve fare la penitenza. Mardo! Arrivederci, ragazze, tornerò presto. Addio, Mardo! Addio! Addio! Quando incontrerai qualcuno di McLagan sul campo di battaglia, uccidilo senza esitare. Padre, io pensavo di dover combattere gli inglesi. Tu sei un Glauri,
prima dovrai combattere i McLagan, poi ti occuperai degli inglesi. Addio, figlio mio. Arrivederci, padre. Rammenta, non dovrai concederti un momento di riposo finché non avrai vendicato l'offesa. Adesso, signore, dovete riposare. Sì, sono molto stanco. Mio figlio è diventato un uomo, finalmente. Ora posso morire tranquillo. Dopo aver bevuto il mio whisky. Signore! Signore! Ma cosa è successo? Sta male. Sembra grave. Dobbiamo chiamare il dottore. No. Ormai è troppo tardi. Possa il cielo accogliere l'anima di Gavin Glaurie. Buongiorno, mia graziosa fanciulla. Ricordate la promessa fatta a vostro padre. Sta zitto. Sai dirmi da quale parte stanno combattendo? Prendete la seconda strada a sinistra e poi andate sempre dritto finché non vedrete degli uomini armati. Bene, se la battaglia non sarà ancora iniziata, tornerò qui. Aspettami. Questo cannone sembra aver visto molte battaglie. Già, sono più di 100 anni che combatte per la Scozia. Secondo te quanti cannoni possono avere gli inglesi? Beh, una dozzina o forse più, ma sono tutti quanti nuovi. Non reggono il confronto con il nostro. Aspettate di sentirlo in azione. Sì, mi piacerebbe molto, prima però un conto da regolare con i McLagans. Che cosa vi hanno fatto? Hanno insultato il nome dei Glaurie che io sono orgoglioso di portare. Tu per caso sei un McLagan? Io? No, no, gli sono nemico. Hai caricato il cannone? Sì, signore, è pronto a spazzare via gli inglesi dalla faccia della terra. Allora, fuoco! A destra! No, troppo! A sinistra! Vale, fuoco! Penso che in futuro dovrete migliorare la mira. Siete un branco di idioti! Avete sprecato una palla di cannone! Non vi preoccupate, ho visto dove è caduta, ve la riporterò io. Coraggio, ragazzi, la battaglia è cominciata! Andiamo incontro a quelle giubbe rosse e cacciamole per sempre dalla Scozia! Avanti! McLagan! Levati dai piedi, non vedi, stiamo avanzando! Murdoch Glaurie vi sta cercando! Murdoch Glaurie? Sul campo di battaglia? E dov'è? Al cannone! Ragazzi, andate a cercare! E la battaglia? Prima dobbiamo sistemare una faccenda più importante! Avanti, dietro front! Arch! La palla deve essere finita laggiù, vado a vedere. Tieni, ti lascio la mia spada e il mio scudo. Perché piangi, mia cara ragazza? Odio questa terribile guerra. Sì, ne sono sicuro, ma non può essere solo questo. Il mio fidanzato è andato a combattere, lo uccideranno. Oh no, tu non devi pensare a queste brutte cose. Il tuo fidanzato sarà un eroe, non devi stare in pena per lui. Siete un gentiluomo. Vi ringrazio per il conforto che mi date. È un vero piacere, mia cara. Tu conosci il gioco dell'indovinello? Bene, ascolta, io ti farò una domanda. E se tu non risponderai prima che io abbia... Ricordate la promessa che avete fatto a vostro padre. Vattene via, verrò fra un momento. L'abbiamo trovato. Quello è il suo servo. Lui saprà dirci dove si trova Mardo. Glielo chiederemo. Mi arrendo. Farai la penitenza. Che devo fare? Darmi un bacio. Mardo! C'è sempre qualche dannata interruzione. I McLagan, perdonami, devo andare. Ehi voi, fermatevi. Ah, ecco, guardatelo. L'ultimo dei Glaurie. Il valoroso guerriero. Con una donna, naturalmente. Ridatemi la spada e vi farò smettere di ridere. Vieni tu a prenderla. Mardoch, ti infilzeremo con la tua spada. Ridatemela. L'hai voluto tu, per te è finita. Forza, prendiamola. Avanti. Daddy! Un momento, una spada! Qualcuno mi dia una spada! Presto, prendiamolo! Non ci sfuggirà!
fuoco! Possa il cielo accogliere l'anima del mio padrone Marduk Glaurie. Marduk, figlio mio, riesci a sentirmi? Padre, dove siete? Dove mi trovo? Sei nel limbo, uno spazio vuoto tra il cielo e la terra. Io sono morto con onore. Tu sei morto da vigliacco, Marduk. Te ne rendi conto? Sì, padre. Avete ragione. Per questo, figlio mio, tu non potrai essere accolto in cielo fra i tuoi antenati. Perché? Sarai un'anima confinata in terra, condannata a vagare fra le mura del castello dei Glauri. Di noi, è il fantasma! Aiuto! Il fantasma! Il fantasma di Marduk Glaurie! Padre! Sì, figlio mio! Ditemi, fino a quando dovrò continuare a vagare in questo castello? È proprio necessario spaventare la gente così? Avevi promesso di vendicare il nostro onore ed hai fallito. Tu sarai il fantasma di questo castello finché non avrai mantenuto la tua promessa. Tua condanna avrà fine il giorno che costringerai un McLagan ad inginocchiarsi davanti a te e gli farai ammettere che un Glaurie da solo può sconfiggere 50 McLagan. Che ne sarà di me se non riuscirò a trovare nessun McLagan? Una promessa è una promessa. Ogni notte a mezzanotte inizierai a vagare fra le mura di questo vecchio castello finché non avrai trovato un McLagan e lo avrai costretto a inginocchiarsi davanti a te e a chiederti umilmente scusa. Allora, e soltanto allora, ti sarà permesso di uscire dal limbo. Così finalmente potrai riunirti ai tuoi nobili antenati in cielo. Addio, figlio mio, che la tua misera anima possa trovare presto la pace. Ventesimo secolo. Vendesi il castello dei Glauri. Thank you.
C'è nessuno? Buongiorno. Salve. Chiedo scusa. Sto cercando il proprietario del castello. Davvero? Lo cerco anch'io. Lo so che Glauri si nasconde nel castello. Beh, prima o poi lo scoverò. Come vedete, non è qui. Vi prego di portare le vostre brutte facce fuori dalla mia cucina. Donna Glauri mi deve 150 sterline per le birre, i vini e i liquori che gli ho fornito durante gli ultimi 7 anni. A me deve più di 200 sterline per le provviste che gli ho consegnato. Rivolgo i soldi che gli ho prestato. Calma, lo so che deve del denaro a degli avvoltoi, ma sappiate che non avete alcuna possibilità di essere pagati prima che il castello sia venduto. E quando pensa di vendere? Questo certo non lo dirò a voi. Noi non staremo qui ad aspettare, ci rivolgeremo al giudice. Fate come volete, a me non interessa, ma adesso sparite. Di sotto c'è qualcun altro che cerca il signor Glauri. Chi è? Non lo so. Dove sta? Giù nell'atrio. Ah sì? Beh, non ci resterà per molto. Che cosa ci fa lei qui? Buongiorno, beh, io sono entrata da quella porta, era aperta. Non è una buona ragione, la serratura di quella porta è rotta da più di 200 anni. Allora, cosa vuole? Ho letto su un cartello che questo castello è in vendita. Dove vuole arrivare? Sa dirmi qual è il prezzo? Non avrà intenzione di comprarlo per caso. Signor Donald! Signor Donald! Sì, cosa c'è? Un eventuale acquirente. Ti sembra davvero intenzionato? Intenzionata. Si tratta di una donna. È molto giovane e molto carina. Sono curioso di conoscerla. Oh! I debiti di Donald Glauri ammontano complessivamente a 2.374 sterline, 18 scellini e 4 penny e mezzo. E il signorino non ha neanche il mezzo penny. Riuscirà mai a vendere questa vecchia rovina? No, finché si aggirerà il fantasma di Murdoch. Questa maledizione perseguita i Glauri da 10 generazioni. Il fantasma non c'entra, i debiti devono essere pagati e basta. Andiamo, setacceremo il castello da cima a fondo finché non lo troveremo. E quando lo avremo trovato, non ce lo faremo sfuggire. Ben detto. Ecco il signor Glauri, signorina. Molto lieta. Il mio nome è Peggy Martin. Oh, io mi chiamo Donald. Ho letto che questo castello è in vendita. Sì, è vero, ho intenzione di venderlo. Vuole sedersi un momento? Grazie, no. Preferisco rimanere in piedi. Non riesco a stare ferma per molto. Devo muovermi. È divertente, anch'io. Oh! Che peccato, si è rotta. No, non ha importanza. Io rompo ogni giorno qualcosa solo per il piacere di ripararla. Lei è americana? Sì, come l'ha capito? Ma perché continua a fissarmi in questo modo? Non ho mai visto un'americana prima d'ora. Oh, sì, molte volte. E dove? Allo zoo? La prego di scusarmi, è solo che... Beh, qui non capita spesso di vedere una creatura così incantevole. Signor Glauri, dobbiamo risolvere una questione finanziaria, ricorda? Sì, certo, si accomodi pure. Non sono sicuro di voler vendere il castello, ma sarò lieto di farglielo visitare. Bene. Come vede, sta cadendo a pezzi. Eh sì, dovrei decidermi a ristrutturarlo. Oh, è bellissimo. Le confesso che non avevo mai visitato un castello fino ad oggi. Questa è la stanza dove ha dormito la regina Maria di Scozia. Oh. Psst. Psst. Ehi, è in quella stanza. Salve, anche lei qui? Probabilmente a lei sembrerà sciocco, ma io ritengo che ogni americano desideri vivere in un posto come questo, romantico e pieno di pace. Ma chi sono quegli strani signori? Oh, loro sono uomini d'affari. Hanno intenzione di comprare il castello? Diciamo che vorrebbero venirne in possesso. Oh. Questo posto è delizioso. Sì, è delizioso.
Penso che le dispiacerà separarsene. Mi dispiacerebbe lasciarlo a quelli là. Non abbiamo ancora parlato del prezzo. Oh no, non c'è nessuna fretta, mi creda. Lascerò che ne parli con mio padre. A lei andrebbe bene se lo portassi qui oggi, insieme a mia madre? Certamente. Così avrete... Sarei molto lieto se vi fermaste anche a cena. Ha qualche altro parente per caso? No. Intendo nessun marito o qualcosa di simile? No, niente di tutto questo. A che ora dobbiamo venire? Prima possibile. Diciamo alle 8, va bene? Sì, alle 8. Se per qualche ragione i suoi genitori non potessero venire, venga sola. Non si preoccupi, li porterò con me. Arrivederci. A stasera, signorina. Bene, ma chi fornirà questa bella cena? Già, e lo champagne? E chi servirà a tavola? Dei gentiluomini come voi. Signor Ross, si procuri un bel fagiano. Lei penserà allo champagne, signor McKay. Signor Crawford, avremo bisogno del suo delizioso salmone. E tutti verrete in cucina ad aiutarmi. Cosa? No, mai visto una donna più insolente. Piuttosto vi manderemo in prigione tutti e due. Andiamo di là in cucina, berremo un bicchiere di whisky e ne parleremo con calma. No, niente affatto. Siamo persone rispettabili, non staremo al vostro gioco. Vale la pena di fare quattro chiacchiere. Andiamo a sentire, forse ha ragione. D'accordo, andiamo. La ragazza è americana e tutti gli americani sono pieni di denaro. Non è vero, forse? No, ho sentito dire che di solito è così. Tutto questo whisky l'ho fornito io e non mi è stato ancora pagato. Andiamo, vuole finirla, signor McKay. Se avrà ancora un po' di pazienza, il suo whisky le sarà pagato. Basta. State tranquilli, il signor Donald vi pagherà tutti. Sì, anche lei, signor Ross. Sebbene non sia altro che uno strozzino senza scrupoli. Ma l'unica possibilità che avete è che lui riesca a vendere il castello a questi americani. E il fantasma, quando apparirà a mezzanotte... farà fuggire tutti gli ospiti. Non vedranno nessun fantasma. Prepareremo un'ottima cena e prima di mezzanotte saranno convinti a comprarsi il castello e sarete pagati. Oh, può darsi. D'accordo, signori, diamoci da fare e speriamo che tutto vada bene. Mio Dio, non ho ancora terminato l'impasto. Il pane ci serve per questa sera. Voi volete smetterla con questo chiasso? Mi state rompendo i timpani. Ci stiamo esercitando. Ah, sì? Andate ad esercitarvi nel porcile. Oh. Lei che cosa da guardare? Però devo ammettere che vestito così sembra un vero signore. Molte grazie, Fergus. Le confesso che anche il sarto che mi ha cucito quest'abito spera ardentemente nella vendita del castello. La prego di fare molta attenzione alla spilla che le ho prestato. È un caro ricordo di famiglia e di grande valore. Si tratta di oro massiccio. Non dimentichi di restituirmela. Le sarà restituita in ottime condizioni. Fergus, è tutto pronto? Certamente, ma i suoi ospiti sono in ritardo. Mi ascolti bene. A mezzanotte non resterò qui a vedere quell'orribile spettro che fece impazzire la mia povera nonna. Terrò gli occhi su quell'orologio. Sa, io mi occupo della vendita di generi alimentari e di drogheria. Un lavoro molto proficuo, ma devo ammettere che è una grossa responsabilità dover riempire ogni giorno milioni di stomachi. Sì, lo credo. Questa bottiglia è terminata. Ne porti un'altra. Ricordi che sono 22 scellini a bottiglia. E ricordi anche che quella è la mia spilla, intesi? Questo castello deve essere molto antico. Infatti è così, mamma. Ha più di 600 anni. Sentivo che stasera avrei scoperto il fascino del passato. Per caso questo castello è abitato da fantasmi? Mia madre è terrorizzata dai fantasmi, ma io no, anzi, mi piacerebbe incontrarne uno. Io non ho intenzione di avere contatti con l'altro mondo. Signor Glaury, ci sono fantasmi? Beh, francamente ritengo che ogni castello abbia la sua leggenda. Risponderò io alla tua domanda, mia cara. No, in questo castello non c'è alcun fantasma, semplicemente perché i fantasmi non esistono se non nelle fiabe, tutto qua. Bene, gradirei ancora un po' di quell'anatra. Anatra? Questo qui è fagiano. Beh, qual è la differenza? 11 scellini e un penny. Grazie. Da quando ebbi l'esaurimento nervoso sono diventata estremamente sensitiva. Perciò se qui ci fosse un fantasma io dovrei riuscire a vederlo o a sentirlo. Che cos'è? Ma che significa? Ecco, vede, signor Martin, sono solo delle cornamuse, una vecchia usanza scozzese.
Una vecchia usanza scozzese. Beh, sono bravissimi. Dell'altro champagne, per favore. Cosa? Vorrei dell'altro champagne. Fanno 8 sterline, 3 scellini e un penny. Esatto. Presto, lei prenda quella bottiglia di whisky, signor McKay, e sigari penso io. Dobbiamo andarcene. Un momento, prima voglio indietro la mia spilla. Ormai c'è rimasto poco tempo. Ho sentito dire che è esattamente vicino a questo tavolo che il fantasma appare ogni notte a mezzanotte. Il castello è piuttosto malandato. Non si è mai preoccupato che un giorno o l'altro potesse crollarle addosso? Oh, ha solo bisogno di essere ristrutturato. Già. Sa dirmi che ore sono? Oh, è molto presto, mamma. Dobbiamo tornare a casa prima di mezzanotte, prima cioè che inizi l'ora delle streghe. Non vorrei prendere uno spavento. Se non la smetti di parlare di queste cose, finirai per sognare fantasmi tutta la notte. È davvero incredibile. Giurerei di aver visto una bottiglia di whisky su quel tavolo un minuto fa. Presto, del whisky per il signor Martin. Cosa aspetta? Noi ce ne andiamo, signor Glaury. Perché? Beh, non vogliamo essere qui quando il fantasma apparirà. Il mio maggiordomo dice che sta arrivando un brutto temporale. Penso sia meglio che partiate prima che cominci a piovere. Sapete, la strada è molto pericolosa per chi non la conosce. Aspetteremo ancora solo pochi minuti. Ormai è quasi mezzanotte. Mezzanotte? Faremo bene a partire immediatamente. Oh, cara, non ricominciamo. Oh, glielo dica lei, signor Glaury. La prego, le dica che qui non c'è alcun fantasma, sfortunatamente. Certo. Fergus, lei ha mai visto fantasmi nel castello dei Glaury? No, mai, fortunatamente. E non ho alcuna intenzione di vederne. Bene, signori, penso sia meglio tornare nell'altra stanza. Qui comincia a fare un po' freddo. Oh, sì, sono d'accordo, signor Glaury. Aspetta un momento, mamma. Ho contato solo 11 rintocchi. Ma l'orologio segna la mezzanotte. Spero di non aver rotto qualcosa di molto prezioso. Mi dispiace veramente per il suo antenato, signor Glaury. Non si preoccupi. Tutto bene? Eh? Sì, 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 molto bene. Spero che lei vorrà provvedere al più presto a ristrutturare il resto della mobilia. Può starne certo, signor Martin. Bene, come vedete, la mezzanotte è scoccata e non è successo niente. Ammetto che sono un po' delusa. Noto con rammarico che il whisky è scomparso di nuovo. Bene, andiamo a casa. Si è fatto tardi. Buonanotte, signor Glaury. La ringrazio molto per la splendida serata. Forse domani potremmo incontrarci per parlare un po' di affari. D'accordo, buonanotte. Vuoi andare avanti tu, Peggy? No, papà, cominciate ad andare. Io vi raggiungerò. Buonanotte, signor Glaury. È stato davvero gentile. Spero tornerà a trovarmi. Certamente, lo farò molto presto, glielo prometto. Buonanotte. Murdoch Glaury, per la prima volta nella storia sei stato ragionevole. Mi hai fatto un grande favore ed è per questo che io ti ringrazio dal profondo del cuore. Non ringrazi lui, signor Donald, ringrazi me. Te? Mentre eravate a cena, ho messo avanti l'orologio di un'ora. Adesso sono le 23:20. Vieni, Murdoch, adesso non spaventerai più nessuno. Aprite, qualcuno riesce a sentirmi? Ma chi è? Peggy, l'americana. Mi dispiace molto disturbarla a quest'ora. Ha dimenticato qualcosa? No,
Volevo solo avvisarla che il suo orologio a pian terreno va avanti. Davvero? Sì, è avanti di un'ora. Ma non è questa la ragione per cui sono tornata, Donald. Non le dispiace se la chiamo Donald, vero? Oh no, Peggy, mi fa molto piacere. Bene, il fatto è che non si può decidere se un posto piace senza averci trascorso un po' di tempo. Perciò le creerebbe troppo disturbo se io passassi la notte qui. Oh no, no, assolutamente. È solo che io non sono... Un letto qualsiasi andrà bene. Ma sono tutti così scomodi. Oh, non ha importanza. E freddi. Non si preoccupi, accenderò il fuoco. Penso che stanotte per lei non sarà facile dormire. Il castello è pieno di rumori. Che genere di rumori? Qualche volta si ha l'impressione di udire dei passi, altre volte sbattono le porte. Vuol dire che ci sono fantasmi? Oh, no, no, nessun fantasma. È solo il vento che penetra nelle fessure delle finestre e fa sbattere le porte, nient'altro. Mi dica, signora McNiff, è sicura che tutto ciò non abbia a che fare con dei fantasmi? Gliel'ho detto, signorina. Qualsiasi cosa udrà, sarà soltanto il vento. Murdock! Murdock Glaurie! Devo chiederti un grandissimo favore. Ti prego di stare calmo almeno per stanotte. Signor Glaurie? Sì, sono io. Oh, lo sa che mi ha spaventato. Per un attimo ho pensato che fosse un fantasma. Ma io sono un fantasma. Io sono il fantasma di Murdock Glaurie, condannato a vagare in questo castello nell'oscurità della notte, finché non avrò trovato un McLagan e avrò vendicato il mio onore. Complimenti per la recitazione. Ed io che ho sempre pensato che gli scozzesi non avessero nessun senso dell'umorismo. Dunque voi non mi credete? Oh, ma certo che le credo. Trovo anche che questo vestito d'epoca le stia benissimo. Questo è il vestito che indossavo il giorno della mia morte. Si trattò di una disgrazia. La sua morte? Mm-hmm. E quando è avvenuta? Io non ricordo la data con precisione, ma... credo che tutto debba essere accaduto circa 200 anni fa. Cosa? 200 anni fa? Mm-hmm. Oh, sembra molto giovane. Voi non sapete che noi non invecchiamo. Mai incontrato un fantasma prima d'ora? No, questa è la prima volta che ne incontro uno. E sono davvero sorpresa che lei non mi abbia spaventata, Donald. Perché continuate a chiamarmi Donald? Vi ho detto che il mio nome è Murdock. Murdock o Donald è lo stesso, non riuscirà a spaventarmi. Quanto dite mi rende felice. Mi dispiacerebbe spaventare una creatura così graziosa. Voi siete la prima ragazza che incontro dal giorno di quella sfortunata battaglia. Ricordo che mi trovavo con una pastorella.
Avevo appena terminato di insegnarle un gioco. E mi sembra di ricordare che a lei fosse piaciuto moltissimo. Mi dica, di quale gioco si trattava? Il gioco dell'indovinello. Lo conoscete? No. In cosa consiste? Bene, ascoltate. Io vi farò una domanda. Uh-huh. E se voi non mi risponderete prima che io abbia sillabato la parola lillipuziano, farete la penitenza. Oh. Ecco, la domanda è questa. Sapete dirmi qual è la differenza tra un cardo in un cespuglio e un bacio al buio? Avanti, datemi la risposta. L-I, L-L-I, B-U, Z-I, A-N-O. Mi arrendo. Dovete fare la penitenza, datemi un bacio. Oh, no, cosa fa? Prima di tutto deve spiegarmi qual è la differenza tra un cardo e un bacio. Oh, no, prima la penitenza. No, 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 non è giusto. Vi dico che è così. In questo caso, buonanotte. Marco, figlio mio. Avete ragione, padre. Non devo permettere che una deliziosa creatura mi distolga ancora una volta dal mio dovere. Ma è passato così tanto tempo da quando vidi per l'ultima volta una fanciulla di tale bellezza. Tutto procede per il meglio. Sì, l'americano è tornato. Adesso è dentro insieme al signor Donald. C'è anche Fergus. Venite. Buongiorno, Donald. Buongiorno. Mio padre si trova ancora qui? Sì, è in quella stanza, prego. Aspetti. Prima vorrei scambiare qualche parola con lei. Sa, mi piacciono molto le persone stravaganti. Stravaganti? Mm-hmm. È stata un'idea bizzarra fingere di essere un fantasma. Le confesso che per un attimo mi ha spaventato davvero. Oh, dice sul serio? Quel vestito le stava molto bene, soprattutto la sciarpa poggiata sulla spalla e quella grande fibbia d'argento, poi. Fibbia d'argento? Uh-huh. Ah, sì, mi fa piacere che mi abbia trovato elegante ieri sera. Oh, molto più elegante di quanto non sia adesso. E anche divertente. Quando mi darà la soluzione? A cosa? All'indovinello che mi ha fatto. Qual è la differenza tra un cardo e un bacio? Mi dispiace, ma adesso non posso dargliela. Oh, immagino che non saprò la risposta finché non avrò fatto la penitenza. D'accordo. Ecco il suo bacio. E adesso mi dica qual è la soluzione. Oh no, non posso, mi dispiace. Ma io ho fatto la penitenza. E lei crede che basti un bacio per conoscere l'antico segreto del castello dei Glauri? Oh no, questo è solo l'inizio della penitenza. Bene, mi dica che altro dovrò fare. Ne riparleremo più tardi, Peggy. Purtroppo adesso sono molto occupato. Vada a parlare con suo padre. A più tardi. Grazie, Murdoch. A questo dobbiamo aggiungere 9 sterline, 3 scellini e 6 penny per la cena di ieri sera. Più 4 sterline per la spilla che gli ho prestato. È un cimelio di famiglia a cui tengo moltissimo. È in oro massiccio. Questo è il totale complessivo. Tenga, signor Glauri. Ah, sì? Da capogiro. Non dovrà fare altro che chiedere una cifra superiore a questa, così la differenza sarà sua. Papà, riesci a immaginare come sarà bello e importante per noi diventare i proprietari di un castello? D'accordo, ma non intendo superare di un solo penny le 10.000 sterline. Bene, vado a dirlo a Donald. No, glielo dirò io. Signor Martin, ho riflettuto sulla sua offerta. Non la faccia troppo lunga, la prego, desidero il suo castello. Questo lo so, Peggy. Signor Martin, il mio ultimo prezzo non potrà essere inferiore a 2.388 sterline. Non ho ben capito. Quanto ha detto? Tenga, dia un'occhiata. Certo. Il prezzo è piuttosto alto. Ma accetto lo stesso. Quando potremo cominciare ad imballarlo? Cosa vuole imballare? Il castello, naturalmente. I miei uomini verranno qui, imballeranno ogni cosa, pietra per pietra, e lo trasporteremo in America. Lei non può fare questo. Il castello dei Glauri deve restare qui dove è sempre stato. Ascolti, voglio farle una proposta. Le offro l'opportunità di venire in America per controllare personalmente che il castello sia ricostruito tale e quale. No, non lo venderò mai a queste condizioni, è chiaro? La prego, accetti la nostra offerta. Non posso farlo. Venga in America con noi. No. La prego. No.
Questo è il castello che ho rilevato. Lo sto portando a casa. Alcune parti di esso sono già su questa nave. Una volta arrivato in America lo farò ricostruire esattamente com'era. Un castello così non ha niente a che vedere con il suo insignificante chateau. Ah, Donald! Le presento il signor Bigelow. Piacere. Molto lieto, stavo cercando Peggy. Deve essere da qualche parte con quel giovane conte. Il signor Bigelow è la persona di cui le ho parlato, possiede uno chateau. Il signor Glowry era il proprietario del castello. Oh, così lei è l'uomo che ha venduto il castello. Congratulazioni. Se avesse bisogno di un lavoro, si rivolga pure a me. Lo avrà. La ringrazio molto, ma adesso scusatemi, vado a cercare Peggy. Che razza di idea ha avuto? Prima si congratula con lui e poi gli offre un lavoro. Oh, io sono sempre alla ricerca di giovani brillanti capaci di vendere qualsiasi cosa. Che strazio questo cane! Oh! Si è fatta male. No, non è niente. Voi due vi conoscete? Il signor Donald Glowry e il conte Olivero. Molto lieto. Piacere. Avanti, vieni qua, Melisande. Questo cane riesce sempre a slegarsi. Donald, le dispiacerebbe? No, di certo. Lei sa giocare a ping pong? No, è troppo veloce per il mio cervello. Preferisce il gioco dell'indovinello, vero? Che razza di gioco è, Peggy? Lo conosce molto meglio di me. Allora, è pronto? Sì. Mi ascolti bene, Bigelow. Le confiderò qualcosa su questo castello. Si dice che sia abitato da un fantasma. Si dice? Certo, e scommetto che per questo motivo avrà più valore del suo malandato chateau. Bene. Lei ha visto il fantasma? No. Conosce qualcuno che ammetta di averlo visto? No, ma le assicuro. Va bene, ho capito. È stato molto abile. Lo scozzese è molto abile. Questa sera, grande ballo in maschera. Ricchi premi per le maschere più belle. Padre, certo. Ma dove mi trovo? Non capisco. Padre, ditemi, cos'è questo strano posto? Dove sono finito? Su una nave, figlio mio, in viaggio verso l'America. Ma perché, padre? Io non voglio andare in America. Non mi piace l'idea di diventare un colono come tanti altri. Devi andare, figlio mio, insieme al vecchio castello dei Glowry che tu hai disonorato. Buon viaggio, figlio mio. Dei Glowry sarà ricostruito in Florida. Sì. Che ne dice di rimanerci? Pensavo volesse abitare lei il castello. Beh, tanto meglio. Peggy sa che in questo momento mi sento un uomo povero. Che cosa intende dire? C'è qualcosa che desidero ardentemente e non posso permettermi di rivelarlo. Ardentemente? Anche di più. Oh, deve essere bello. Voglio dire, terribile. Povero Donald. Fa improvvisamente freddo. Le prenderò una coperta.
Vi farò un indovinello. Sì. Sapete dirmi qual è la differenza fra un cardo in un cespuglio e un bacio al buio? Avanti, provate a rispondere. L-I-L-L-I-P. Non lo so, Donald. Perciò farò la penitenza. Marco, figlio mio. Fa veramente troppo freddo qui fuori, vado dentro. Vi piacciono i giochi? Dipende dai giochi. State a sentire, vi farò una domanda. E se voi non mi darete la risposta prima che io abbia sillabato la parola lillipuziano, farete la penitenza. Allora, dovete dirmi qual è la differenza tra un cardo in un cespuglio e un bacio al buio. Aspetti un momento, deve darmi il tempo per pensare. L-I-L-L-I-P-U-Z-I-A-N-O. Mi sembra di avervi già vista. Sì, penso proprio di sì. Vi andrebbe di fare un gioco? Sì, lei è un appassionato di giochi, non è vero? Io li adoro. Però fa sempre lo stesso gioco, come mai? Non è altro che un mezzo per raggiungere uno scopo. Adesso è tutto chiaro. Ho capito qual è il suo scopo. Cosa intendete dire, mia bella signora? Preferisco non dirle ciò che penso. Il suo champagne, Peggy. Sì, grazie. Sarà meglio andare dentro. Fa improvvisamente molto freddo. Sto rabbrividendo. Arrivederci, Donald. Ma non sono Donald, vero? Già, lei non è il Donald che io pensavo che fosse. Vado a fare qualcun altro il suo indovinello. Andiamo. Oh, guardate, guardatela! Guardate quello scozzese, non è meraviglioso? Chi è lei, bel cavaliere? Io sono un fantasma. Io sono il fantasma del castello dei Glauri. Per favore, signore, guardi da questa parte, ci vorrà un secondo. Bene, ora sorrida. Sorridere? E perché? Oh, porti via quella macchina infernale! Ma dove è andato? È passato attraverso. Non ho idea. Ma dove è andato? È scomparso. Dove è finito? È la cosa più straordinaria che abbia mai visto. Presto, svegliati! È accaduta una cosa molto strana. Elmer, svegliati! Poco fa è apparso un uomo nella sala da ballo. Dicono sia un fantasma. Era un fantasma! L'ho visto svanire nell'aria. E tu mi svegli dopo la mezzanotte per una storia stupida come questa. È forse il 1° aprile oggi? Non ho bevuto una goccia di liquore per tutta la sera. Ti dico che è passato attraverso me. Peggy! Donald, non voglio che lei entri nella mia cabina. Se ne vada. La prego, devo darle delle spiegazioni. Non c'è niente da spiegare. Se ne vada subito. Deve ascoltarmi, Peggy. C'è stato un grosso malinteso, lasci che le spieghi. Non voglio che lei pensi cose sbagliate sul mio conto. Ha visto qualcuno che indossava un abito scozzese d'epoca? Certamente, quel qualcuno era lei. No, non ero io. Certo, so bene che è difficile da credere, ma quello che lei dice di aver visto non era un uomo un in carne ed ossa, si trattava... Un fantasma! C'è un fantasma su questa nave! Dove? È il fantasma del castello dei Glauri. Il suo dannato castello non mi interessa più. Non voglio convivere con un essere dell'altro mondo. Mamma, ti prego, calma. E può tenersi anche il denaro. Era solo quello che voleva, vero? Mamma, ma che ti prego? Ma che succede? Chiedilo a lui, chiedilo a lui. Sua moglie ha visto un fantasma. Ah, sciocchezze. Beviamoci un drink. Ma è la verità. Signor Martin, il fantasma si trova su questa nave. Già, anche la signorina Shepperton dice di averne visto uno. Beh, considerando lo stato d'animo di sua moglie, penso sia meglio rinunciare all'affare. Cosa? Solo perché un paio di donne isteriche pensano di aver visto un fantasma? Ma è la verità. Deve crederci, signor Martin. Ci crederò soltanto quando lo avrò visto con i miei occhi. Adesso se ne vada, Donald. A calmare mia moglie penserò io. D'accordo. Vedrà, sistemerò tutto. Bene. Mi scusi, signore, lei sa dirmi dov'è il fantasma? È sicuro di volerlo vedere? Certamente. I giornali di tutto il mondo vorranno pubblicare le sue foto.
Bene, farò del mio meglio. Ehi, Murdock! Stia pronto a scattare, potrebbe apparire all'improvviso. Buonasera, Donald Glaury. Ah, buonasera, Murdock. Cos'è? Avete paura di me? Non ho mai avuto paura di te, nemmeno da bambino. Volevo dirvi che sono veramente contrariato per quello che sta succedendo. Mi avete deluso, Donald. Ah, sei contrariato? Tu hai fatto svanire la sola opportunità che avevo di fare qualcosa di buono della mia vita. La vostra vita? Non immaginate neppure come ci si senta nella mia condizione, condannato a vagare alla ricerca di qualcosa senza mai riuscire a trovarla. Senta, Donald. Oddio. Credo di vederci doppi. No, signor Martin, vede benissimo, siamo in due. Lasci che le presenti il mio antenato, Murdock Glaury. Il suo antenato? Sì, è la verità, signore. Io sono il fantasma del castello dei Glaury. No, lei sta scherzando. Ditemi, Donald, chi è questo strano individuo? Questo è il nuovo proprietario del castello dei Glaury. Ha intenzione di ricostruirlo in America. Non è così, signor Martin? Sì, sarà ricostruito esattamente come era prima. Bene, sarà meraviglioso avere nuovamente una casa. Buonanotte, mio caro amico. Venga, signor Martin, si sieda. Si sieda. Beva questo, le farà bene. Sì, ne ho proprio bisogno. Intendo tenermi il castello. Sua moglie la pensa diversamente, pertanto a noi non rimane che strappare il contratto. Ma mi piange il cuore, creda. Ma per me i desideri di mia moglie sono sacri. Signor Glaury, ancora le mie congratulazioni. E anche a lei, Joe. La radio ha dato risalto alla notizia del fantasma. Sarà una bella storia da raccontare a New York. Ma non pensi di riuscire a schiacciarmi con qualche iniziativa pubblicitaria che abbia come spunto il suo castello stregato? Stia tranquillo, non ci sarà alcuna pubblicità. Quel castello non è più mio. L'ho appena restituito a Donald. È vero questo? Sì, è la verità. Mi ha costretto mia moglie a farlo. Bene. Intendo farle una proposta, signor Glaury. Comprerò io il suo castello, se lei è d'accordo. Compreso il fantasma, naturalmente. Sul serio? E per quanto? Si prenda un sigaro. D'accordo, accetto. Ma nessuno ha mai pagato una cifra così alta per una storia da prima pagina su un fantasma. Storia da prima pagina? Cosa pensate di fare? Tutta l'America dovrà sapere che un fantasma ha attraversato l'Atlantico. Ne ricaverò una sensazionale pubblicità a favore della catena dei negozi Bigelow. Cosa? Lei ha intenzione di usare il fantasma del mio castello per la sua insignificante pubblicità? È stato un grave errore lasciarselo scappare. Ha venduto a lui il castello. Beh, lei non lo voleva più. Chi ha detto che non lo volevo più? Bene, quanto è disposto a pagarglielo questo imbroglione? Ci siamo accordati per $100,000 esatti. Qualcuno penserà che sono stato troppo generoso, ma io sono fatto così. Io le darò $125,000. Ascolti, Joe, lei non può fare questo. Ascolti lei! Ha scoperto mia figlia quel castello e io non lascerò per niente al mondo che lei lo sfrutti per pubblicizzare la catena dei negozi Bigelow. Sua moglie non è d'accordo, se ne ricordi. In questa faccenda mia moglie non c'entra. Gli affari sono affari. L'America saprà che per la prima volta un fantasma ha attraversato l'Atlantico e questo avvenimento servirà a mettere in evidenza la qualità superiore dei prodotti Martin. Guardi da questa parte, signor Martin. Sì, bene, si tolga il cappello. Adesso un mezzo. La città dà il benvenuto alla nave misteriosa. Gli ufficiali degli Stati Uniti alla ricerca del fantasma. Tre fantasmi a bordo di una nave di linea. Invasione di fantasmi. Il Congresso degli Stati Uniti d'America ha il dovere di richiamare l'attenzione di ogni americano su questa vicenda. Importare un fantasma nel nostro paese. Permettere ad uno spirito di pervadere l'aria pulita degli Stati Uniti d'America. È un oltraggio che potrebbe passare inosservato nella stanca atmosfera della Camera dei Lord britannica, ma non qui! Sì, miei nobili signori, i migliori esempi dell'architettura scozzese sono stati estirpati dal loro luogo di origine per essere ripiantati in una terra
terra straniera dove il vero spirito della Scozia è stato osteggiato per anni. Non bastasse questo, miei signori, non solo i nostri castelli, ma anche i nostri antenati sono stati portati via per appagare il desiderio di un milionario che evidentemente non ha alcun antenato. Non solo, signori, è stato importato negli Stati Uniti d'America un castello straniero, ma anche un fantasma straniero. Cosa dicono le autorità? Cosa pensa la grande città di New York? Gli americani daranno un cortese benvenuto a questo avanzo di superstizione medievale? Benvenuto al fantasma dei Glauri. Riservato al fantasma. Dai, forza, sbrigati! Ehi, cosa state facendo? Mani l'altro sparo! Padre. Sì, figlio mio. Padre, l'America non mi piace. Mi ricorda terribilmente il giorno della battaglia. Allora ti permetterò di rimanere invisibile fino a quando non sarà arrivato il giorno della vendetta. E se quel giorno non dovesse arrivare? Questa sarà la tua eterna punizione. Benvenuti a Sunnymed, la meravigliosa città della Florida. Limite di velocità 15 miglia orarie. Il fantasma scozzese, arrivato in America a bordo di una nave, sembra essere scomparso. Si attendono da un momento all'altro nuove apparizioni. Immaginato che sarebbero riusciti a rendere il castello così bello. Spero solo che quel dannato fantasma non verrà mai a sapere dove si trova ora. Non preoccuparti, non riuscirebbe a riconoscerlo con tutte queste palme. Ma quello lì è papà. Ciao papà. Bene, adesso sembra un vero scozzese, non è così? Beh, più o meno. Sei brava a controllare il tuo entusiasmo. Ma sono contento che tu abbia cambiato idea e sia venuta per la grande cerimonia inaugurale. Non sono venuta per la cerimonia, volevo vedere te. Ma cos'è questa idea di viaggiare in gondola? Ma diciamo che volevo dare un'impronta europea. Guarda quel lampadario. L'ho fatto fare appositamente a Bridgeport, nel Connecticut. È molto meglio di tutte quelle candele maleodoranti, eh? Non pensi che siamo riusciti a fare una bella opera di ricostruzione? Sì, Donald ha fatto davvero un ottimo lavoro. I cambiamenti moderni sono tutte idee del signor Martin. Ma siete certi di esservi sbarazzati di quel fantasma? Oh, abbiamo fatto molto di più, cara. Lo abbiamo addomesticato. Vero, Donald? Ad ogni modo, non ho alcuna intenzione di tenerlo in casa mia.
Che diavolo è? Niente di cui preoccuparsi. Guarda, è una radio. Non lo trova ingegnoso? Veramente non capisco cosa intende dire con la parola ingegnoso. Sa, anche lei sembra un altro capace di controllare il proprio entusiasmo. Come Peggy. Non le è piaciuto il mio cappello. Peggy si trova qui? Sì, è appena arrivata. Bene. Andiamo, cara, ti mostrerò il resto. Questo è destinato ad essere il castello più sontuoso nella storia della Florida. Sbalordiremo tutti. Viene anche lei, Donald? No, grazie, vi raggiungerò più tardi. Che sta dicendo? Apra la finestra! Aveva ragione lei, Peggy. Non avrei mai dovuto permettere che il mio castello venisse trasformato in questa maniera. Sono stato davvero uno sciocco e tutto questo perché la amo. Se avessi potuto parlarle come ha fatto Murdoch, gliel'avrei già detto da molto tempo. Ad ogni modo, domani partirò. E tutto ciò che potrò dirle sarà arrivederci. Ma volevo che lei lo sapesse. Che succede, Donald? Che stava dicendo? Stavo dicendo... Donald, la carne è stata sistemata in cantina. Vada a dare un'occhiata. Va bene, signor Martin. Stavo solo cercando di dirle che domani partirò. Donald! Riapparirà il fantasma venuto dalla Scozia? Il castello dei Glauri ricostruito verrà inaugurato questa sera. Un gruppo di medium è stato invitato all'inaugurazione. Proviamo ancora per l'ultima volta. Sai cosa dovrai fare quando io dirò silenzio, signori, non sentite degli strani rumori? Sì, signore. Attento. Silenzio! Signori, non sentite degli strani rumori? Molto bene, era veramente perfetto. Donald, lei si fermerà dietro quella sedia. E cos'altro dovrò fare? Beh, dirà qualcosa del tipo... Saluto Joseph e Joe Martin e anche tutti i suoi ospiti. Mi scusi, signor Martin, ma il fantasma dei Glauri non verrebbe certo qui solo per porgere dei saluti. Allora dica qualsiasi cosa lei ritenga adatta, però adesso vada a vestirsi. Sono già le 22:30 e la cena inizierà presto. E si ricordi, non entri finché non avrà sentito il vassoio cadere e pronunciare la frase «Silenzio, signori, non sentite degli strani rumori». Va bene, vedo che hai capito. Quello chi è? Il signor Beagle! Presto, andiamo a intervistarlo! Signor Beagle, voglio sapere il signor Beagle! Sono qua, signor Beagle, ci rilascio una mano! Che tipo di dichiarazione? Ci metteremo in diretta all'inaugurazione del castello. Molto interessante. La prego, vogliamo conoscere la sua opinione sul fantasma. Va bene, ragazzi. Vi dirò come stanno le cose. Quando il mio amico Joe Martin ha comprato il castello, il signor Glauri gli aveva lasciato intendere che ci fosse un fantasma. Voi sapete che il signor Donald Glauri è uno scozzese e gli scozzesi sono molto scarsi. Allora lei sta dicendo che la storia del fantasma è un imbroglio? No, non sto dicendo questo, almeno non esattamente. Signor Martin, sì. Mi scusi, se lei mi permette, vorrei dirle che non ritengo il suo abito adatto alla circostanza. Si tratta di una riunione molto seria. Cosa intende dire? Io devo essere conforme allo spirito di questo vecchio castello e non conosco altre persone qui negli Stati Uniti che abbiano più diritto di me ad un autentico abito scozzese. Buonasera, John. Oh, salve, Ed. Signore e signori, vi presento il signor Ed Bigelow. Il mio amico non crede ai fantasmi. Mi dica, perché si è mascherato così? In onore del suo amico fantasma. Mi permetta di ricordarle, Ed Bigelow, che stasera si terrà una seduta spiritica e non una festa in maschera, ha capito? Oh, certo, ne ero al corrente, Joe. Proprio per questo mi sono vestito così. Del resto anche lei è mascherato. Ho appena spiegato che negli Stati Uniti nessuno ne ha più diritto di me. E adesso, signore e signori, ascolteremo della tipica musica scozzese. Papà! Oh, ciao tesoro, sei molto elegante. Hai deciso di venire giù con noi? Sì, scenderò più tardi. Donald è qui? No, Donald se n'è andato.
Se n'è andato. Ma dove? Beh, questo non lo so, Peggy. È partito. Non mi aveva detto che sarebbe partito stanotte. Beh, sai, aveva molta fretta. Beh, ora devo lasciarti. Ti aspetto di sotto. No, ho cambiato idea. Rimarrò in camera. Fai bene. Temo che sarà una serata terribilmente noiosa. Buonanotte. Buonanotte, papà. Bene, Donald, ci sono tutti, compreso Ed Bigelow. Abbiamo un'ottima occasione. Ottima per lei, forse, andiamo, non per me. Andiamo, tutto quello che dovrà fare sarà entrare, sembrare un vero fantasma e poi andarsene. Questa messa in scena mi fa sentire uno sciocco. Non vorrà tirarsi indietro? Oh, no, ho promesso di farlo e lo farò al meglio delle mie possibilità. Qui c'è una sorpresa per lei, Donald. Guardi. Grazie tante, signor Martin. Purtroppo non sono riuscito a tirarne fuori una goccia di whisky. Mi delude, avrebbe dovuto esaminarla più attentamente. Un'idea geniale, non trova? Le piace? Sì, sì, moltissimo. Bene. Muoio dalla voglia di vedere la faccia di Bigelow quando lei apparirà. Adesso basta. Adesso basta. La musica è bella, ma per stasera ne abbiamo ascoltata anche troppo. Sono d'accordo con lei, ma allora perché l'ha fatta suonare? Oh, mi sorprende che lei non lo sappia. Beh, ho voluto solo riproporre una vecchia usanza scozzese. Non vedo fra noi il signor Donald Glau. Ah, improvvisamente ha deciso di partire. Oh, sì, capisco. Per un attimo ho pensato che quella sedia vuota alla fine del tavolo fosse riservata a lui. Quella sedia è stata riservata al nostro ospite d'onore, Murdoch Glowry, morto 200 anni fa. Avete paura di Murdoch Glowry? E come potrei aver paura di qualcuno che conosco da molto tempo? Sa, ho un gran bisogno di parlare con lei, Murdoch. Ma cosa può avere da dire una bella e giovane ragazza come voi ad uno squallido fantasma? Quando la vidi per la prima volta al vecchio castello, io non sapevo chi, o meglio cosa lei fosse. Se ne ricorda? Sì, mi sembra di ricordare, Peggy. Questa è la prima volta che lei mi chiama per nome. Il modo in cui lo ha detto mi ricorda terribilmente Donald. Se fosse stato lui a parlarvi, voi non lo avreste ascoltato. Ad ogni modo, adesso è troppo tardi. Se n'è andato. Forse non era molto interessato a me. Vi sbagliate, Peggy. Credetemi. Perché dice questo? Beh, io lo conosco molto bene. È un uomo così sciocco. Si è sempre preoccupato di essere sincero. Temeva che voi lo prendeste in giro. Sono stata una stupida, ma non potevo dirgli cosa provavo per lui. E se lui decidesse di tornare e vi dichiarasse tutto il suo amore? Se mi avesse amato, non sarebbe andato via senza dirmi una parola. So che lui vorrebbe dirvi molte cose. Potrebbe non essere troppo lontano. Ma voi cosa gli direste, Peggy? Gli direi che lo amo, ma so che non tornerà. Invece tornerà, Peggy. Ve lo prometto. Silenzio! Signori, non sentite degli strani rumori? Ah! L'ha visto! Il maggiordomo l'ha visto! Attenzione, signori! Il fantasma sta per apparire! Dovete restare calmi! Non riesco a vederlo. No, ma lo vedrà. Non capisco. Ho messo anche gli occhiali, ma non vedo niente di insolito. È strano.
Ho udito chiaramente dei rumori come tintinni di catene, lamenti. Lei ha udito dei lamenti? Sì, forse il fantasma è passato proprio qui vicino. Beh, magari tornerà più tardi. Può darsi che il suo orologio vada indietro e lui non si sia accorto che è mezzanotte. Perché non manda uno dei suoi maggiordomi ad avvisarlo? Vi stiamo trasmettendo un programma speciale sul ricevimento in onore del famoso fantasma del Castello dei Glauri. Tra gli ospiti spicca il signor Ed Bigelow, che recentemente ha espresso l'opinione che l'intera storia del fantasma non è altro che una montatura. Il signor Bigelow ha svolto personalmente delle ricerche che dimostrano come in realtà i Glauri non siano una nobile famiglia scozzese. Il signor Bigelow ha aggiunto a questa altre accuse contro il signor Joe Martin e il signor Donald Glauri. Ci ha pregato comunque di non renderle pubbliche prima della fine dell'esperimento di questa sera. Dopo il quale... Cosa succede, Joe? Per caso ha udito altre voci, dei lamenti o rumori di ferraglia? Il fantasma è qui da qualche parte, ne sono sicuro. Forse si è nascosto. Andrò a cercarlo io stesso. Provi a fare un fischio, chissà. Donald, cosa fa lei qui? Credevo fosse partito. È evidente che c'è stato un malinteso. Infatti è così. C'è stato un grosso malinteso. Signore e signori, credo proprio che stasera non vedremo alcun fantasma in questo castello. Mi scusi, signora Martin, c'è qualcosa che devo dire al signor Bigelow? Ma certo, amico mio, dica pure, sono tutto orecchi. Ne vorrei parlare fuori, è meglio. Allora dovrà attendere finché non deciderò di andare via. Oh, vedo che anche lei, come Joe, indossa l'abito scozzese. Mi dica, lo fa per pubblicizzare l'ottima qualità dei prodotti Martin? Ci risparmi il suo umorismo, Bigelow. Lui è un vero scozzese, chiaro? Può darsi. Ma si dà il caso che io discenda da una famiglia molto più importante di quella dei Glauri. Non ho mai sentito parlare dei Bigelow. Lo so, Joe, ma vedi, questo abito appartiene agli antenati di mia madre, dei quali io sono l'ultimo rappresentante. Sì, sono fiero di essere l'ultimo erede dei McLagan. Come ha detto McLagan? Certo, McLagan, mi tolga le mani di dosso. Murdoch! Murdoch! Hai sentito? Bene, dov'è questa McLagan? È là in fondo, il vecchietto con il gonnellino. Uno splendido scherzo, signor Glauri. Molto, molto divertente. Davvero. Stia lontano da me! McLagan! Le ho detto di stare lontano da me. Non mi piacciono questo tipo di scherzi. Lei non mi fa nessuna paura. McLagan! Adesso vorrete avere la bontà di ripetere le parole che io dirò. Sì, signore, dirò quello che vorrete. Per conto di tutti gli appartenenti alla famiglia dei McLagan che disonorano il grande nome della Scozia? Per conto di tutti gli appartenenti alla famiglia dei McLagan che disonorano il grande nome della Scozia? Io domando umilmente scusa per tutte le offese che sono state arrecate ai miei superiori, i Glauri. Io domando umilmente scusa per le offese che sono state arrecate ai miei superiori, i Glauri. E in tutta sincerità ammetto... Che un Glauri da solo è... È sufficiente a sconfiggere 50 McLagan. E adesso toccate il pavimento con il naso. Addio, ultimo discendente dei McLagan. Padre, così va bene? Sì, figlio mio, la tua missione è finalmente compiuta. E adesso, se vorrai, potrai raggiungere i tuoi nobili antenati in cielo. Certo che lo voglio. Sono veramente molto, molto stanco di questa terra. Vi ringrazio, Donald, per avermi trovato un McLagan. È stato un piacere, Murdoch. Ed ora immagino che starai per lasciarci. Sì, sono molto contento di andarmene. Lascio voi a difendere l'onore del nostro grande nome. E ora addio,
ultimo discendente dei Glauri. Bene, addio, caro Marduk. Sorrida, avanti, sorrida. Ci sono i giornalisti. Vogliono che lei rilasci una dichiarazione su questa truffa del fantasma dei Glauri. Lei ha visto il fantasma, signor Beagle? Come l'ha sembrato? Lasciatelo stare. Temo che il mio amico Bigelow non si senta molto bene. Guardate quelle finestre laggiù e godetevi lo spettacolo più suggestivo della storia della Florida, offerto naturalmente dai negozi Martin. Allora, Donald, quando mi darà la risposta a quell'indovinello? Non posso darle la risposta, ma per l'onore dei Glauri le restituirò la penitenza.